Garantisco che non si apriranno dei nuovi centri d'accoglienza in Italia, semmai andranno chiusi quelli che già ci sono e bisogna spostare assolutamente i confini europei fuori dall'Unione Europea. Si parte da un concetto di base che il Consiglio europeo è l'inizio di un percorso, non è la fine. Nonostante faccia le conclusioni, sono le conclusioni di quell'incontro che traccia linee guida per il futuro. Quindi nell'accordo raggiunto c'è, ad esempio, citata la necessità di riformare Dublino e anche una condivisione economica maggiore con il finanziamento, il nuovo finanziamento del Fondo Africa, quello della Valletta, che è quello che ci serve proprio per fare sia gli accordi bilaterali per i rimpatri, sia i rimpatri volontari, quindi dare un'opportunità ai migranti di poter tornare, diciamo, al loro paese con un aiuto economico. Quando si parla di ingresso in Italia che vale come ingresso in Europa è sancito nell'articolato di questo accordo, dove si ribadisce che la responsabilità sui migranti che giungono sul nostro territorio è una responsabilità europea. Ma se non fosse così, non ci sarebbe, faccio un esempio, un caso politico che dimostra tutto, non ci sarebbe stata la crisi di governo in Germania tra il ministro dell'interno Seehofer e la cancelliera Merkel. Io credo che l'azione che è appena iniziata del governo italiano sulla questione dei migranti porterà nel breve periodo a far comprendere anche ai paesi Visegrad che non collaborare sul tema delle migrazioni significa indebolire l'Unione Europea e quindi per loro probabilmente perdere una grande opportunità, perché noi mettiamo nell'Unione Europea più di quanto ci viene dato indietro poi, no? Loro fanno il contrario, di conseguenza loro hanno tutto l'interesse che l'Unione Europea rimanga in vita. Nessuno si aspetta che il Consiglio europeo determini le politiche di paesi terzi, sarebbe pazzia. Ma ora c'è da fare tutta una trattativa politica A per stabilizzare la Libia, che è la cosa sinceramente più importante perché significa avere anche un governo solido con cui discutere. B, bisognerà dirci una cosa in modo molto franco, l'Unione europea deve stanziare i fondi sufficienti a poter interloquire in modo serio con questi paesi, perché le rimesse che i migranti che vivono in Europa mandano ai paesi africani ogni anno oggi valgono circa 200 miliardi, 4 volte quello che tutta l'Unione Europea mette in cooperazione allo sviluppo, che sono 50 miliardi. Quindi i presidenti africani non hanno alcun interesse a fermare i flussi migratori, anzi. Noi vogliamo che non siano nulla di paragonabile ai centri che fece Berlusconi con Gheddafi in Libia. Noi vogliamo che su questi centri sventoli la bandiera europea e che siano gestiti da organizzazioni internazionali come l'UNHCR. Quindi garantisco che non si apriranno dei nuovi centri d'accoglienza in Italia, semmai andranno chiusi quelli che già ci sono e bisogna spostare assolutamente i confini europei fuori dall'Unione Europea. Se tu per garantire un diritto, che è quello della richiesta d'asilo, devi attraversare il Mediterraneo rischiando di morire, vuol dire che non hai modo di esercitare quel diritto in realtà. È una semplificazione che è ingiusta verso la Guardia Costiera libica dire che loro sono quelli che hanno a che fare con i trafficanti, perché ci sono stati anche dei casi probabilmente, ma stiamo parlando di una Guardia Costiera che oggi è munita di pochissimi mezzi e che contrasta un fenomeno che è di proporzioni gigantesche. È anche complicato per loro contrastarlo e spesso, questo ce lo riporta anche la Guardia Costiera italiana, è molto complicato anche capire chi è il trafficante e chi è il migrante.